fondamentale perché riuscire a fare quello che stiamo facendo sia in termini di prove, di crescita musicale, sia in termini di scuola, non potevamo più riuscire a farlo dentro la sede dove siamo adesso. Sede storica, bella, tutto quello che volete, ma avevamo bisogno di qualcosa di più funzionale. E là le funzioni ci sono, al di là del bagno. E poi veramente il fatto di poter essere vicino all'Accademia e di costituire un vero polo musicale sarà un qualche cosa che per la cittadinanza sarà un valore aggiunto. Come diceva giustamente il sindaco, la banda e la dirigente Sperati, la banda suona e suonerà sempre di più per la città. Le iniziative saranno tante, il maestro Igor Barra si inventerà sempre nuove soluzioni per allietare la cittadinanza. Quindi siamo molto felici. 2 anni di lavoro che però hanno portato finalmente a un risultato.